Possiamo iniziare. Allora, si è parlato tanto, quindi alla fine è diventata anche pesante per tutti. Io dico che il progetto Catanzaro l'avevo già sposato a gennaio. Solo un pazzo come me poteva venire a Catanzaro, scendere di due teorie e prendendo 15.000 euro in meno del contratto che avevo a Modena. Adesso, delle cose che sono dette a gennaio, delle parole tutte, man mano io queste cose non le ho viste. A fine campionato avevo già parlato con qualcuno in squadra, giocatori e non, e avevo sentito che ci poteva essere questo problema a Catanzaro. Non mi sbagliavo. C'era il problema della conferma? C'erano problemi, però io avevo visto problemi. Io non sono un Gesù Cristo, come qualcuno forse pensa. Io non sono Gesù Cristo, però 17 anni che sono nel calcio e avevo notato un cambiamento verso i miei confronti. Da parte della società, da parte del mister? Da parte del mister, ragazzi, adesso parlo, da parte del mister, quindi non è che ci dobbiamo prendere in giro. In giro non ci dobbiamo prendere, anche perché a me ha dato fastidio solo una cosa. Si è parlato di soldi prima che si è parlato col sottoscritto. Questo non lo ritengo giusto, anche perché prima del giocatore, che il giocatore può essere scarso, uno deve rispettare l'uomo. Io in tutte le società che sono stato mi hanno sempre rispettato a livello umano, io ho sempre rispettato tutti, non ho mai fatto polemica con nessuno, e oggi sono qua perché non sono stato rispettato come uomo, perché non era giusto parlare con i giornalisti prima che si parlava di soldi col diretto interessato. Quindi le cose che pensavo io, che ho detto a tante persone nel mondo del calcio, sono state cose vere, perché alla fine, se uno parla di soldi senza che io ho fatto una richiesta e loro mi hanno fatto un'offerta, si parla di soldi, vuol dire che tu già non lo vuoi più, non rientri nel primo Catanzaro. Ma se l'allenatore Ciccio Cozza avrebbe detto Giampà non rientra nel piano Catanzaro, qua io non ero qua a fare la conferenza stampa, perché su 100 allenatori io in 60 posso andare bene, 40 non gli vado bene come giocatore, perché i Messi e Ronaldo che vanno bene a 100 allenatori su 100 ce ne sono pochi nel calcio. Magari lui si aspettava un altro tipo di giocatore, ma deve, quando parla con voi, non deve dire se accetta il nostro budget, firma, se no può cambiare squadra. Io volevo un confronto. Ma quello è stato gonfiato dalla stampa. Diciamo che sì. Quello è stato gonfiato dalla stampa. Io volevo un confronto. Giustamente loro, dopo la prima conferenza stampa che avete fatto, mi hanno chiamato il 22. Non mi ha chiamato il signor Cozza, perché fa Ferguson, fa il direttore sportivo, fa tutto, uno può condividere o no. Lui chiama tutti. Io dal 6 al 18, che sono partito all'11 di mattina per Terni, che il 19 dovevo fare la partita a Terni per beneficenza, dal 6 al 18 a me non mi ha chiamato nessuno. Chi volevano confermare hanno chiamato, i nuovi acquisti li chiami. Io sono partito il 18 all'11 di mattina, quindi mi potevano chiamare, ma hanno chiamato dopo che è successo casino con voi giornalisti per la piazza. Loro dicono di no, ma io non sono offeso perché me ne ero accorto prima. Mi ha chiamato Nazario, perché non mi ha chiamato il mister o il suo procuratore? Io è dal 6 maggio che finito il campionato, a me il mister non mi ha fatto una chiamata. Mi ha chiamato il presidente il giorno 2, che sono il giorno 1, il giorno 2 che ero arrivato, mi ha chiamato Marco, mi ha passato il presidente. Quando sono andato a parlare il 2, mi ero sentito la mattina col presidente e ho visto là c'era anche il mister. Io ho aspettato l'Albenni, io ho detto prima di parlare di soldi voglio chiarire con il mister, perché io, secondo me, non si è rispettato l'uomo. Lui dice che questa cosa è stata pure gonfiata dalla stampa e si è detto queste cose. Io penso, gli ho detto queste cose, le ho detto anche prima al presidente e poi al mister, che se non mi vuole come giocatore si deve dire, però l'uomo si deve rispettare. Questo è stato gonfiato, poi sono messe delle cifre. Io a Catanzaro ho guadagnato 45.000 euro in 6 mesi, a Modena guadagnavo 15 in più. Non era un problema di soldi, quindi si poteva sedere. Mi era scappato il giorno che abbiamo festeggiato con la squadra, con Marco, ma un forse 10 secondi. Ho detto, guarda, ho preso 45, mi dai 80, ma così a Marco. Quindi forse Marco nemmeno gli aveva accennato a loro, scherzando, un decimo di secondo me ne sono andato. Ma non era questione di soldi, perché loro adesso mi hanno offerto un anno a 45.000 euro, che io potrei anche firmare un anno a 45.000 euro, però vi spiego come io, non è che mi sono alzato e sono scappato, perché
uno che ti offre 45.000 euro, secondo me, li guadagni in 6 mesi, te li offrono in un anno. Guarda, che loro dicono qualcosina in più. No, allora guarda che succede. Uno che ti offre 45.000 euro, che tu li guadagni in 6 mesi, secondo me non ti vuole per me. Anche se io forse avrei anche accettato. Io ho detto al presidente, va bene, però invece di un anno, dato che io vado avanti anno per anno, facciamo 2 anni. Il presidente era a destra e mi dice, no, noi 3 anni non li facciamo a nessuno, 2 anni li possiamo fare a 45. Dopo 10 secondi, ma magari mi sto prolungando, ma vi dico le cose come stanno, poi è giusto che parlano loro, dopo 10 secondi parla il mister. Il presidente gli ha detto, ma noi possiamo arrivare a 50-55 per un anno. E allora io ho detto, presidente, allora com'è? Non rientro nel progetto Catanzaro? Mi volete fare fuori dopo un anno? Il presidente non è fesso, e ha detto, Ciccio, facciamo decidere al ragazzo, o 2 anni a 45 o 1 anno a 50. Quindi per dirvi questo discorso che non mi volevo, non il presidente, l'allenatore. Io il presidente ieri mi sono sentito, anche ieri pomeriggio, prima di chiamare qualcuno della stampa per dire che lo ringrazio, ho ringraziato lui per telefono, lo ringrazio anche adesso perché mi ha dato la possibilità di giocare a Catanzaro. Adesso si dice pure che io voglio andare a Terni. Io sto facendo casa in montagna, ho casa a Terni, mia moglie è di Girifalco, e forse l'unica cosa che ho sbagliato è non aver rispetto verso i miei figli e verso mia moglie, perché si trovavano bene a Modena, l'ho portata via da Modena e adesso volevo finire la carriera a Catanzaro. Questo non mi è stato possibile, è colpa mia per i soldi. Io posso dire che forse se va via Cozza, dato che aveva tutte queste richieste, che voleva il Torino, lo voleva la Sampdoria, io firmo pure a 45.000 euro a Catanzaro. Però giustamente io vado via per l'allenatore, io l'ho ribadito anche ieri al presidente, perché Cozza non ha rispettato l'uomo, lui può dire quello che vuole. Io ho questi presentimenti e ho parlato con parecchi componenti della società. Fa il Ferguson, come ho detto prima, dal 6 maggio non ha chiamato nessuno. Io quando sono venuto anche a gennaio, quando sono venuto col Fondi, avevo fatto tutto con loro, però mi devono dare una risposta se era sì o no, perché io mi devo liberare da Modena. La settimana prima di Pagania, che abbiamo giocato con la Paganese in casa, il signor Cozza non mi ha più risposto al telefono. Io non sapevo cosa fare. Ho chiamato un altro suo amico, Martino, mi ha dato i numeri del direttore sportivo Sarace, che non conoscevo, e io quando sono venuto con la Paganese qua, che mi hanno organizzato tutto, sono venuto grazie al direttore sportivo Soraci, perché può darsi che io, se non venivo quella volta, io almeno venivo a giocare a Catanzaro. Quindi io la seconda volta che sono tornato a vedere la partita con la Paganese sono venuto grazie al direttore sportivo, quindi penso che magari non sarei venuto. La prima volta che sono venuto col Fondo, il signor Cozza mi ha detto, quando mi ha presentato tutto lo staff, mi ha detto, quando decidi mi può fare il collaboratore. Io ho detto, no grazie mister, io il collaboratore non lo voglio fare, perché io voglio ancora giocare a pallone e spero di giocare a pallone altri 3-4 anni, nonostante sono vecchio, che forse non ce la faccio più. E dicendo questo, ho detto, io voglio giocare, non voglio fare nessun collaboratore. Si era parlato anche del ruolo, che devo giocare in mezzo al campo e tutto. Ma questo lo dico per tutte le cose che poi cambiano, perché sennò non l'avrei mai detto, perché in tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno messo a giocare terzino, perché io nella squadra non guardo la prestazione di Giampà. Se Giampà va bene terzino, che al mister gli sta bene, che posso giocare da 5, però sta bene là, oppure in un altro ruolo, io sono a disposizione della squadra, posso giocare anche in porta, quindi non sto dicendo l'esterno o il centrale, però non mi dire niente, giochi centrale, vengo là, se ti sto bene gioco, perché io non voglio garanzie, non sono il tipo di giocatore che voglio garanzie di giocare. In tutte le squadre che sono stato, Giampà se merita gioca. Se c'è qualche allenatore che Giampà non merita, non gioca. Io non metto sul contratto, devo fare titolare. Quando sono venuto a gennaio, prendetevi l'intervista, ho detto, sono sceso di categoria, non è facile, sono a disposizione. Ma è la verità. Sono stato a disposizione in tutte le squadre. Figuratevi se ero a disposizione a Catanzaro, dove sono cresciuto. Mi poteva meglio per vincere il campionato, potevo fare tutto. Ma l'ho fatto sempre con gli altri allenatori, non lo faccio nella mia piazza. Ma per dirvi come le cose cambiano. Dal primo allenamento io sono stato provato a destra, non mi dire che giochi centrale dove stai giocando, le cose come cambiano. Io sono stato un pazzo, di tutti mi dicono sono stato un pazzo, scende due categorie, io l'ho fatto per amore, sono stato un pazzo, è vero, perché io giocavo titolare in serie B, 20 partite titolare, sostituito forse 2 volte, 3 volte, ma
20 partite titolari, sono sceso a Catanzaro su un contratto firmato guadagnando 15.000 euro in meno, l'ho fatto solo per amore, volevo far crescere i miei bimbi in Calabria, non è che adesso scappo. Io non avrei firmato nemmeno se mi offrivano 100.000 euro a stagione, non avrei firmato. Sorace, gli avevo detto, lei, ma tu parli di Sorace perché sei andato, Zampagna, De Vito che si sente col presidente, a persone anche che si sentono col presidente, avevo detto, loro possono fare i soldi che vogliono, io non firmo, perché io devo risolvere questa cosa con l'allenatore, perché rimanendo a Catanzaro io, non essendo più tranquillo, non posso dare una mano a Catanzaro, io posso pure rimanere, ma io sono sicuro col mio carattere che non do più una mano a Catanzaro, perché quando un giocatore non è tranquillo in campo non rende. Io magari sono così, se gli altri sono fenomeni, perché anche devo dire mio padre, mia madre, anche mia moglie mi ha detto, ma tu quell'esperienza che c'hai? Non è vero, quell'esperienza che c'è può fare altre cose, quale esperienza che c'è? Se non sei tranquillo non rendi, quindi non devo essere un peso per il Catanzaro. Io sono senza squadra, come ho detto prima, se parlo della Ternana, sicuramente non sono ipocrita, la Ternana, il mio procuratore è una delle prime squadre che parlerà, perché è amico di Pozzella. Io per tornare adesso a giocare in Serie B mi deve prendere chi conosce Mimmo Giampà, perché un giocatore che scende di categoria a 35 anni, che fa una scelta, che io ero sicuro di finire la carriera a Catanzaro, ritornare in B è impossibile, anche per i vari discorsi dei giovani che adesso pagano le società, tipo me, Juventus, Milan, tutte queste qua che pagano per avere presenza, per me è impossibile, ma non è un problema questo, perché uno ha quello che si mette. Io spero di tornare a giocare in Serie B, perché ho sempre detto in C voglio giocare solo a Catanzaro. È normale che voglio continuare a giocare, se non trovo la B vado a giocare pure, non facciamo nomi che sennò ti sponsorizzi, però vado a giocare pure a Girifalco, voglio giocare ancora a calcio, quindi non voglio finire la carriera adesso, mi sento che ancora mi diverto e fin quando mi diverto voglio continuare a giocare. Diciamo quindi, la verità, l'errore l'hai commesso... No, non è un errore, perché io l'ho fatto... L'hai commesso a gennaio, quando ti potevano fare un contratto per i 6 mesi e per l'anno successivo. Allora, io tu non l'hai voluto. Io ho 35 anni, scendendo di categoria. Sei stato troppo onesto. No, onesto. A 35 anni, scendendo di categoria, sono stato un pazzo, non perché giocavo in Serie B, io non sono un fenomeno. Sono stato un pazzo perché devi trovare gli stimoli adatti, e a me gli stimoli giustamente me li ha dati la piazza, perché una C2 che gioca con 7.000 spettatori domenica sono stimoli che non è nemmeno Serie B, quindi forse avrei giocato a Celano con 100 spettatori magari smettevo di giocare dopo un mese, come ha fatto Zampagna quando è andato a Carrara. Però io ti credo che a 35 anni devi meritare sul campo, perché se tu fai un biennale, io avevo quei soldi là, facevo un biennale a 80.000 euro, faccio un esempio, e questo credo l'anno dopo non li merito.